Salve, B come bidonera, ovvero quelle tipe che ti danno buca più o meno all'ultimo. Allora, chiaro che più o meno tutte diventano bidonere quando le fate una corte non gradita e solite cose di cui stiamo già parlando da un pezzo. Altro discorso sono invece le bidonere, quelle proprio professioniste, ovvero quelle che a prescindere da tanti altri fattori, quando vi danno un appuntamento, poi all'ultimo momento si fanno di nebbia. E perché lo fanno? Perché appunto sono persone inaffidabili che vogliono tenere i piedi in più paia di scarpe, nel senso di dire: guardano che cosa, quanti appuntamenti, quante possibilità di inviti a fare cose varie riescono a rimediare, e dopo cosa fanno? Si prendono il migliore. Serve a niente magari darle appuntamento con molto anticipo, credendo che siano persone corrette, che quindi diano la precedenza, per così dire, a chi è arrivato prima. No, signori, come detto, loro guardano cosa c'è di meglio, dopodiché magari l'invito migliore che ricevono quasi sempre è l'ultimo che è arrivato, e quindi vi danno la buca magari mezz'ora prima dell'appuntamento o cose di questo genere. Poi ci sono addirittura quelle particolari che addirittura vi danno buca quando vi siete già incontrati, sì. Le incontrate, poi arriva, mentre sono lì con voi, arriva una telefonata o qualcosa, subito scappano via perché c'è qualcosa di più interessante da fare. O addirittura capita anche questo: quelle che si presentano all'appuntamento, ma magari con un altro tizio che gli aveva dato un altro appuntamento poco dopo di voi. Ecco, cose di questo genere. Bene, come gestire queste personagge? Chiaramente niente scenate, isterismi o piagnistei o cose di questo genere. Una volta inquadrata una tipa così, caso chiuso, non cercatela più. Fine. Salute.